ci aiuterai, giusto? Dici, qual è il tuo nome? Io? Ma io che c'entro? Ma quindi tu mi stai dicendo che ero in un angolo a seguire la scena così, tipo? Lo so che siete scioccati dopo aver letto il titolo, credetemi, inizialmente lo ero anch'io. Splendori, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento del TBT, il Throwback Thursday. Oggi faremo un salto all'indietro di quasi 12 anni, più precisamente fino al 2 novembre del 2011, ossia il giorno in cui venne rilasciato il videogioco ufficiale di Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia per PSP. Io vi giuro che non ero a conoscenza dell'esistenza di questo gioco fino a quando qualche sera fa, durante una live sul mio canale Twitch, qualcuno mi ha detto di averlo ritrovato in mezzo al mare. Marasma della propria stanza e mi si sono aperti gli occhi. E a proposito di live, vi ricordo che dal lunedì al venerdì mi trovate in live a partire dalle ore 7. Venerdì su YouTube, gli altri giorni su Twitch, quindi vi lascio anche il link in descrizione. E ora avviamo questo incredibile e stratopico gioco. Che poi vabbè, io l'ho definito come incredibile e stratopico, ma per quanto ne so potrebbe anche far cagare. Ora però ciancio alle bande e cominciamo una nuova partita. Ah, ma quindi questa è la casa di Geronimo, dove abita in mezzo al nulla cosmico. Tra l'altro c'ha la casa in mezzo al cielo, perché i fulmini stanno colpendo tutto attorno, c'ha le nuvole intorno alla casa, vola, Geronimo Stilton è un dio. Guardalo qua, il nostro ciaddone, il nostro protagonista. Ciao Geronimo! Ecco, ecco, è saltata la corrente. Fra, non hai pagato le bollette, vero? Colpa tua che ti sei scelto un lavoro come il redattore di un giornale, ma chi li compra più i giornali, Geronimo? Poi in sto periodo di crisi, e fattelo fare uno sconto dalla compagnia elettrica, dai! Ah, ma tu vai in cantina per le candele, no? Perché andare giù dal quadro elettrico? È la madonna! Un raggio di luce colpisce un magnifico carillon nascosto tra la polvere. Ma quello è uno scrigno, non è un carillon, comunque. Vabbè, sto zitto e faccio gli affari miei. La pergamena del guerriero dragone. Ah, no. Che sta succedendo? C'ha un trip. Gli alieni! Sono arrivati gli alieni! Geronimo, non andare con i alieni! Stai qui con noi, non abbandonarci! E certo, perché giustamente ti appare una scalinata nel bel mezzo della cantina e tu cosa fai? Prendi lo zaino e inizi a salirci. E certo, non è che scappi, no? Mamma mia, che stupido pirletta che sei, Geronimo! Già ti prenderei a schiaffi per le pessime scelte che hai fatto. Sono le porte del paradiso. Geronimo è morto. No, Fra, non farmi quella faccia, però. Non essere sorpreso. Geronimo Stilton, Regno Nel della Fantasia, il videogioco. Ah, è dove c'è Sith il senza scaglie, quindi Geronimo Stilton è ufficialmente un personaggio di Dark Souls. Ok, buona sapersi. E tu chi cacchio sei? Perché c'è una rana di nome Scribacchius nascosta dietro la webcam? Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. Il mio nome è Bond, James Bond. Ero in soffitta e poi il carillon, cioè la stella, anzi la finestra. È morto di overdose, ok, abbiamo capito, si era strafatto Geronimo. Cos'è successo? Io stavo skippando il dialogo, perché c'è Chad Geronimo? Perché è diventato l'equivalente di Azzurro in Shrek? Basta soltanto che si tolga l'elmo facendo proprio... Stanno litigando perché Scribacchius dice che Geronimo è un cavaliere e Geronimo dice che è soltanto un topo. Sto ridendo. Io sono un rospo letterato, scriverò il capolavoro dei capolavori e voi sarete il protagonista. A ogni modo ho trovato questo carillon in soffitta. Forse sai a chi appartiene. Ah, sì, appartiene alla zia Concetta, dammelo qua, che poi lo rivendo al banco dei pegni. Scribacchius, maledetto infingardo. Per mille girini, è di Floridiana del Flor. Floridiana del Flor. Sapete che il nome mi dice qualcosa? Io da piccolo adoravo Geronimo Stilton. I libri del Regno della Fantasia erano i miei preferiti. Ah, cosa dice questo messaggio? Così c'è la pergamena del guerriero dragone, Scribacchius. Diccelo. Per mille lucertole, la regina delle fate è in pericolo. Ella dice che solo voi la potete salvare. Eh certo, affidati a un topastro nerd. Ottima scelta, Floridiana de Flor. Quindi tu mi stai dicendo che adesso davvero posso fare il viaggio per tutti e sette i regni della fantasia? Madò, che bello. Mi ricordo quando mi hanno regalato il primo libro del viaggio nel regno della fantasia. Mi sa che ero tipo alle elementari e l'ho ricevuto per Natale. I miei me l'hanno dovuto togliere perché dopo tipo mezza giornata l'avevo quasi finito e mi hanno detto: Andrea, vai piano, goditelo. Poi l'ho finito il giorno dopo e ho passato 3 settimane a sniffare i vari portali profumati.
Dunque, a proposito di sette regni che compongono il regno della fantasia, dimmi, Scribacchius. Ma Geronimo, ma che cazzo vuoi fare? Ma sei arrivato qui per sbaglio. Sei strafatto slash morto di overdose. Chi vuoi salvare? Come? Tu ci aiuterai, giusto? Dici, qual è il tuo nome? Io? Ma io che c'entro? Ma quindi tu mi stai dicendo che ero in un angolo a seguire la scena così, tipo? Qual è il mio nome? Te lo dico subito qual è il mio nome. È Nunzio. Non chiedetemi perché, però mi fa ridere l'idea di Geronimo che mi dice Nunzio, vieni qua, aiutami a salvare la principessa. Cioè, mi fa, è stupido. Ha senso? No, mi fa solo ridere. Bene, siamo felici che tu sia parte della nostra squadra. Ma chi ti conosce? Ma cosa vuoi da me? Benvenuti nel regno della fantasia, non c'è tempo da perdere, dobbiamo sbrigarci. Fra, hai appena passato 5 minuti a parlare di niente, dei quali due a dire: ah, ma lei è un cavaliere? No, non lo sono. Lei è un cavaliere? No, non lo sono. Ma lei è un cavaliere? No, non lo sono. Ma lei lo è? No! Il regno della fantasia è composto da 7 regni. Mm-hmm. Il regno delle streghe, il regno delle sirene, il regno dei draghi, il regno dei folletti, il regno degli gnomi, il regno dei giganti e il regno delle fate. Dovremo attraversare ognuno di essi per poter raggiungere il regno delle fate e salvare la regina. Sì, sognatevi che io lo faccio tutto quanto in questo video, non intendo farlo. E cominciamo dalle streghe, quindi. Però perché è sottolineato quello delle sirene? Forse devo muovermi io. Ah, ok, devo selezionarlo io, perfetto. Regno delle streghe, via! Madò, che bello! Anche proprio il portale che odorava. Peccato che dallo schermo del PC non si possa sentire la puzza, ma manco da quello della PSP. Però che bello, cacchio, che libri fantastici. E il primo waypoint che ci è stato sbloccato è questo qui con una mappa. Clicca, non so cosa mi aspetti, sinceramente. Enigma 1, mappa del regno delle streghe. Numero di fiorini 10. Ma cos'è, professore? Professor Layton informa Geronimo. In effetti mi era stata accennata questa cosa. Perciò ho da risolvere enigmi e ottenere dei picarati, cioè dei fiorini per avanzare. Tutto questo è meraviglioso. Ah, devo cominciare ricomponendo la mappa? E beh, sarà proprio difficile fare questa cosa, mi sa, vero? In realtà la sto facendo alla cieca. Sto andando a vibe, ma credo di aver fatto le cose giuste per ora. Tu vai qui, tu vai qua. Posso dire che mi dà fastidio il fatto che la mappa, o meglio, che la landa non sia ben centrata sulla mappa. Cioè, lo è verticalmente, ma non orizzontalmente. Guarda che bravi, abbiamo già risolto tutto. Ottimo lavoro, hai vinto 10 fiori. Ma no, che musica esagerata. Era un puzzle da 9 pezzi, posso farcela, Nunzio! Che bello, Geronimo ha detto Nunzio. Sono contento, va bene così. E però posso fare una piccola osservazione. Cioè, se il doppiaggio dice sbrigarci, perché il testo è sbrigarci? Molto male, Geronimo, molto male. È l'equivalente di guardare NCIS dove i sottotitoli sono completamente diversi da quello che dicono. Che fastidio sta roba. Ah, ho sbloccato tipo 14 cose diverse. No, in realtà due soltanto. Una fenice e un ragno. Vai dalla fenice. La fenice, l'uccello di fuoco. Grazie, sono una persona adulta, non riderò perché ha detto uccello, Potremmo ottenere dei fiorini fantastici extra grazie all'uccello di fuoco. Stratopico, fra! Dice se hai bisogno di fiorini. Va bene, Scribacchius, ma ci sono appena andato. Ah, Enigma 8, il volo della fenice. Cosa devo fare di bello? Aia! Ah, ho capito, sono quei classici... Sì, vabbè, però con che velocità cadono sti fiorini, non riesco neanche a spostarmi io. È il classico gioco di raccolta di cose che cadono dal cielo, va bene, nulla di speciale. Ah! Non so quanto io possa andare avanti, finché non finisco le vite. Sono quelle robe segnate in basso, mi sa, le vite, vero? Buono. Ah! Minchia, quanto li sto schivando di brutto alcuni. Ah! Ma qua mi sa che vanno sempre più veloci poi, vero? Abbiamo finito? Siamo sopravvissuti? Stratopico, fra, 40 fiorini. Beh, buono, è l'equivalente... Mi spaventano ogni volta perché c'ho il volume fortissimo nelle orecchie. Se un enigma normale ce ne dà 10-15, buono. Vai dal ragnetto. Oh no, è proprio lui, il campo di Wimbledon. Però disse stato. Venite, Geronimo da Stilton. Si attende. Perché mi fa ridere Geronimo da Stilton? È ridicolo. La mia prima prova, sentiamo, che cos'è? No, Geronimo, FIFA lo facciamo nel weekend su YouTube. E il venerdì in live. Qui voi dovrete affrontare Arachne, il mostro dagli occhi rossi. Che vive in quella collina di terra rossa. Arachne? Che animale sarà mai? Sarà forse un toro? Com'è questo mostro? E in che senso ha gli occhi rossi? Che hanno usato il flash. Oh boy, sta tremando il terreno. Ha la faccia del cazzo. Piccolina Arachne, vedo. Gli tremano i baffi dalla paura. Fate? Arachne non conosce fate.
Aracne prende ordini solo dalla regina delle streghe. Scusate, posso ridere? Sembra doppiato dagli stessi doppiatori della Dingo Pictures. Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più nulla di te. Il pathos, l'emozione che viene messa è la stessa. Aracne è la guardiana. Suo compito è fermare i viaggiatori come te. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio. Fra, che spatto, spero ti paghino bene. A meno che cosa? Non riescano a risolvere un enigma, in pieno stile Professor Layton, vero? A meno che non scriviate una bella storia per Aracne, che lei possa leggere e rileggere. Cazzo, non è un enigma, quindi posso effettivamente scrivere cose? Forse potrei scrivere una bella storia sulle origini del tuo nome, Aracne. Ma non abbiamo nulla su cui scrivere. Vabbè, fatti sputare un po' di ragnatele e poi scrivi su quella. Qual è il problema? Potrete passare solo se scriverete la storia sulla pergamena fantasica. La pergamena fantasica è divisa in 5 pezzi sparsi nel regno delle streghe. Solo quando li avrete recuperati tutti potete... Si stava addormentando a metà frase. Solo quando li avrete recuperati tutti... Allora sbrighiamoci, troviamo i pezzi della pergamena e andiamo a salvare la regina delle fate. Va bene, Geronimo, facciamolo! Quindi dovrò risolvere altri 5 enigmi prima di andare da Aracne, mi sa tanto, vero? Guarda di qua che li stiamo sbloccando. Oh, ma quello è Pipino Piragna! Dai, cominciamo dal più vicino, questo qua. Non facciamogli fare subito la scarpinata al povero Geronimo. Stanno arrivando i cavalieri senza cuore. Cosa ci fate qui? Volete che vi infilzi sulla mia lancia come un paio di salsicce? Scusate, mi fa ridere perché... Essendo per bambini, ovviamente, non puoi essere troppo grafico, quindi vuoi che ti infilzi sulla mia lancia come delle salsicce? Io me lo immagino davanti al fuoco, questo cavaliere così, che tiene in mano la sua lancia aspettando che si cuociano le salsicce a po' di marshmallow. Adesso mi fa più ridere del dovuto. Ma voi non avete lancio neanche un'armatura. C'ha ragione Scribacchius però, eh. Un cavaliere senza armatura è come un drago che non sputa fuoco. Geronimo, lo sai che esistono, vero? Cioè, non vorrei dirtelo, però esistono. Questo è proprio vero, sei un topo intelligente. Ma cavaliere, ma cosa cazzo sta dicendo? Aiuta il cavaliere a ritrovare i 9 pezzi della sua armatura. Prenditi tutto il tempo che vuoi per memorizzare l'aspetto dell'armatura. Ok, si può fare. Allora, Scorpione, salve. Ma perché quell'effetto sonoro di Mr. Krabs poi? Allora, i 9 pezzi suppongo che siano i bracciali e li abbia... Sta fermo che mi distrai! E i bracciali, ok, li ho memorizzati, così come le scarpe. Siamo a 4. Una sarà la gonnellina, e ce l'abbiamo. Una sarà la... Devi smetterla tu. E siamo a 6. Uno sarà la parte muscolosa. 7. Il mantello. Ti prego, basta, ti prego. E l'elmo. Oh, ma se facessi il pezzo di merda e lo scrinnassi... No, dai, ce la possiamo fare. È un gioco fatto per bambini. Sono già in difficoltà. Allora, 1, 2. L'elmo è questo. Poi bracciale 1. Gamba 1. Gamba 2. 3. E infine mi manca la gonnellina che è questa, vero? Fatto? È giusto. Siamo bravissimi, cazzo. Siamo i più migliori. Questo conferma che ho lo stesso quoziente intellettivo di un bambino di, 7 anni. Con quanto pathos, però. Ci sono delle voci troppo piene di emozioni e altre troppo prive di emozioni. Come possiamo attraversare il vivaio con tutti questi pesci affamati? Ponte? Ci sarà un ponte da qualche parte? Una barchetta? Un tronco? Ammazzi i pesci? Forse potrei aiutarvi. Ma tu da dove sei uscito? L'orco pigmeo! Oh, ma quanto mi assomiglia sto orco pigmeo? Potrei aiutarvi, ma prima dovrete aiutare me. Ci farà fare l'enigma quello della pecora, del lupo e del cavolo, vero? Sicuro. E tu chi saresti? Io sono l'orco pigmeo. Posso assicurarvi che quei pesci sono famelici, ma sulla mia barca sarete al sicuro. Eccolo, lo sapevo. Ecco, ieri ero alla festa di compleanno di un amico che vive nella palude nera. Ma? Mi ha sfidato a risolvere uno dei suoi indovinelli. Ha detto che non ci sarei riuscito nemmeno in un milione di anni. E tutti si sono messi a ridere di me. Ma l'hai colpito con la pagaia, era la cosa più facile. Non bisogna mai ridere degli altri. Bravo Geronimo Stilton contro il bullismo. Stupido nerd maledetto, quanta voglia avrei di tirarti un pugno su quel nasino. Se ci riuscirete, vi porterò più che volentieri sulla mia barca. Altrimenti, fottetevi nel culo.
Dai, 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 che lo risolviamo in fretta, questo enigma dell'orco pigmeo. Su, 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 su. Quanta terra c'è in un buco lungo un metro, largo un metro e profondo un metro? Oh no, domanda di matematica, ma io ho fatto il classico, ma che ne so? Quanta terra c'è in un buco lungo un metro, largo un metro e profondo un metro? Cazzo, qua sto per dire una stronzata sicuro, 100-100. Teoricamente non è un metro cubo quello, scusate. Ma questa domanda è sbagliatissima, scusa, cioè se è un metro... Ho appena capito, sono un idiota. Se è un buco non c'è dentro terra, c'è dentro aria. Ah! Ecco perché non c'era la risposta corretta. Che cosa stupida, stupida, stupida. Quasi quanto me. Grazie, ho vinto. Però minchia, guardate che stavo impazzendo perché non capivo. Esatto, un buco non contiene terra. Ma fatti i cazzi tuoi, magari ho un buco nell'asfalto che è stato riempito con la terra. Sempre buco è. Oh, comunque posso dire che il gioco non è malaccio, cioè è palesemente ispirato al professor Layton, ma per essere un gioco per bambini ci sta. Alcuni enigmi hanno messo in difficoltà pure me, figuriamoci i bambini.